Ha voluto visitare uno dei centri della Valfino per portare una presenza, una solidarietà, anche una testimonianza di vicinanza come è stato in tutti questi giorni. Io ho dovuto faticare molto per trovare, diciamo, la strada anche giuridica per poter costituire questa zona rossa. Non esistevano norme da parte del governo che consentissero questa misura. Tante regioni si sono trovate a dover affrontare un'emergenza particolare in alcuni territori e una alla volta hanno poi dovuto istituire queste zone rosse. Noi siamo stati tra i primi a doverlo fare e però in quei giorni, ripeto, non c'era una norma da parte del governo, anzi, quando mi confrontavo con il governo c'era l'insistenza a dire ormai tutta l'Italia è zona rossa, non c'è bisogno di un altro perimetro speciale e poi. Quando più di un mese fa, perché noi abbiamo costituito la zona rossa il 18 marzo, un mese praticamente ormai quasi un mese e mezzo fa, e comunque io già da una settimana prima chiedevo al governo come muoverci e quale strada dovessimo imboccare, e la risposta era quasi come dire che in Abruzzo c'era un numero di malati che una qualunque comune della Bergamasca faceva in un giorno solo e quindi non veniva percepita l'urgenza e l'emergenza, la pericolosità della situazione della Valfino. Per questo poi il 18 marzo abbiamo deciso di fare l'ordinanza insieme all'assessore, senza attendere il via libera da parte, del governo. Devo dire che da questo punto di vista perlomeno non c'è stata ostilità successivamente, cioè una volta costituita nessuno ha impugnato l'ordinanza, quindi c'è una situazione che oggi possiamo definire sotto controllo. Nell'essere sotto controllo, l'ospedale di Atri è stato un presidio formidabile, fondamentale. È bene che ci fosse e che ha avuto questa capacità di riconvertirsi in poco tempo, in pochi giorni. Complimenti a tutta la classe medica, a tutta la dirigenza, anche al sindaco e ai cittadini. Presidente, il 4 maggio partirà la cosiddetta fase 2, ieri c'è stato l'annuncio del Presidente del Consiglio. Secondo lei quanto scritto nel decreto della Presidenza del Consiglio e quanto si doveva fare? Credo che sia anche utile diversificare, lasciare magari la libertà non è stata lasciata invece alle regioni, i territori possono soltanto inasprire i provvedimenti, le misure presenti, non possono invece magari al contrario alleggerirle, allentarle facendo una valutazione insieme ai servizi epidemiologici, ai servizi sanitari, sull'opportunità invece magari di allentare la presa. Ecco, credo che non possano essere trattati esattamente allo stesso livello territori, province, città che hanno magari da giorni e giorni zero contagi con quelle che ancora oggi continuano ad affrontare un'emergenza attiva e quindi lì un minimo di flessibilità credo che sarebbe stato necessario. C'è un'urgenza di ripartire, la Regione Abruzzo ha anticipato alcune misure come quelle sull'asporto, gli orti, la conduzione hobbistica degli orti. E altro tipo di attività minori che però hanno dato, insomma, la possibilità di rimettere gli stabilimenti balneari, ecco, la Costa Teramana è il principale elemento di produzione del PIL nel settore del turismo abruzzese. Noi siamo molto preoccupati di una stagione che diciamo, desta molta inquietudine, molta incertezza e abbiamo cercato anzi di dare un segnale al contrario per incoraggiare gli operatori. Se dal 1° giugno si può andare al mare, credo che il governo debba anche presto dire in che maniera ci si debba andare e come debbano essere organizzate le attività sul